Vogliamo concludere qui, da questo luogo della memoria, il nostro percorso di contemplazione della vita e del ministero del venerabile servo di Dio Don Felice Canelli, primo parroco della parrocchia Croce Santa in San Severo. All'epoca questa parrocchia era proprio in estrema periferia, oggi è alla periferia ed è quindi un po' sulla via Pellucera, però ormai è circondata da tante abitazioni, da scuole e case. Ma qui fu proprio, ecco, la culla, se non il grembo prima, è la culla del suo ministero. Di qui sono partite tante iniziative. Da questa scrivania sono nate i suoi scritti, le sue lettere, le sue meditazioni, il suo diario, credo, la sua preghiera, il suo incontro con le persone, tutte le sue azioni sociali, politiche, pedagogiche per questo paese a San Severo. E vogliamo chiudere proprio con una pagina del suo diario del 21 giugno 1976. Don Canelli morirà il 23 novembre del 1977 all'età di 97 anni, se non sbaglio, ma più o meno siamo lì. Ma a me sembra quasi una sintesi di tutta la sua vita. Ascoltiamo. Molto operare. Molto amare. La piena comunione dei cristiani in genere e dei militanti nel volontariato caritativo in particolare è una cosa terribilmente seria e non può essere raggiunta se non attraverso la serena e completa valutazione del proprio compito, dello spirito che ne è principio e fine. Molto operare, ma molto amare. E continua Don Canelli, meditare tanto in me più che intorno a me. E questo è fondamentale per ogni stato di vita. Noi molte volte vediamo solo l'altro, vediamo gli altri, anche questo va fatto, ma il mio guardare gli altri deve nascere soprattutto dal mio sapermi guardare dentro. Dal meditare in me, come dice Don Felice Canelli. E poi dice, il mio compito di sacerdote per 73 anni, di insegnante dal 1898 al 1926 per 29 anni, in seminario, parroco per 49 anni. E poi laconicamente e sinteticamente dice quello che ho fatto, punto. Non ripete quello che ha fatto, dice quello che ho fatto, quello che avrei dovuto fare in una visione di responsabilità umana e cristiana della vita. È importante meditare in se stessi per vedere che tutto quello che abbiamo fatto è sempre opera di Dio ed è sempre poco rispetto alla gloria di Dio. E poi dice, rimpiangere vale poco. Agisci ora, col lume dello Spirito e con i sussidi attuali, aggiungendo l'intenzione della riparazione e va avanti tranquillo, con fiducia nella divina misericordia. Parole stupende dopo 73 anni di sacerdozio. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!